Contagi in aumento in Regione Campania. Questa mattina il governatore Vincenzo De Luca ha discusso con la stampa dell'andamento dell'epidemia Covid-19 in Campania. De Luca ha anche ribadito l'uso della mascherina e il probabile inserimento della quarta dose. Sarà possibile l'introduzione anche della quarta dose? Veniamo da 2 anni di calvario Covid, siamo tutti quanti stremati e abbiamo voglia di riprendere la vita normale. Però dobbiamo sapere una cosa: se vogliamo riprendere la vita normale e riprenderla per sempre, dobbiamo essere prudenti, altrimenti noi ci illudiamo di ritornare alla vita normale per 2 mesi, dopodiché si riaccende il contagio e ricominciamo da capo le chiusure. Questa cosa vorrei che entrasse nella testa di tutti quanti. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Sarà probabile l'introduzione anche della quarta dose. Allora vediamo di capirci. Noi veniamo da 2 anni di calvario Covid. Siamo tutti quanti stremati. Abbiamo voglia di riprendere la vita normale. Dobbiamo però sapere una cosa: se vogliamo riprendere la vita normale e riprenderla per sempre, dobbiamo essere prudenti. Altrimenti noi ci illudiamo di ritornare alla vita normale per 2 mesi, dopodiché si riaccende il contagio e ricominciamo da capo le chiusure. Questa cosa vorrei che entrasse nella testa di tutti quanti. Allora, al di là delle vaccinazioni che devono continuare, la quarta dose deve essere introdotta per quelli come me che l'hanno fatta già 4 mesi fa e già cominciano ad avere qualche problema. Ma in generale l'uso della mascherina, che non è un grandissimo sacrificio, deve essere generalizzato per chi si è vaccinato e non si è vaccinato. Prendiamo il caso delle scuole. Nelle scuole abbiamo i ragazzi che quando stanno in classe hanno la mascherina. Poi quando entrano assembramenti di centinaia di ragazzi, quando escono assembramenti di centinaia di ragazzi. I ragazzi tornano a casa, tornano in famiglia, cominciano a ricontagiare le persone anziane. Qualche decisione del governo mi sembra un po' avventata. Il Green Pass sui mezzi di trasporto deve essere mantenuto, cioè non è possibile che sulle metropolitane, sui mezzi pubblici, rompiamo le righe, perché è evidente che se continuiamo così, fra 1 mese dovremo richiudere l'Italia. Non so se bisogna dirla questa cosa. Allora, almeno sui luoghi di assembramento, portiamo la mascherina, al di là di quello che decide il governo. A parte che in Campania è rimasto l'obbligo, lo ricordo sempre. Allora, un po' di senso di responsabilità. Capisco che può essere un piccolo fastidio, ma meglio questo piccolo fastidio che rialimentare il contagio Covid.